Il parco Matusa ha aperto le porte per un solo giorno. Certo c'è molto da fare, però è stata l'occasione per far vedere alla cittadinanza le potenzialità di avere un parco urbano, ora allo stato embrionale, all'interno della città capoluogo. Durante il Green Day, questo è il nome dato all'iniziativa, è stato possibile effettuare una serie di pratiche sportive amatoriali anche grazie alla presenza delle associazioni che si occupano della promozione dello sport all'aria aperta, e in particolare di jogging, dei percorsi in bicicletta, di calcio, basket e altre discipline in cui si sono cimentati tutti, dai più grandi ai più piccini. È stato creato uno spazio espositivo di prodotti agricoli e di oggettistica. Presente all'evento anche il prefetto Emilia Zarrilli, che insieme al sindaco Nicola Ottaviani ha simbolicamente, con l'aiuto dei più piccoli, piantumato delle piantine su quello che una volta era il terreno da gioco del Frosinone Calcio. Certo, come sottolineato dallo stesso prefetto, un po' di nostalgia c'è, ma gettando lo sguardo nel futuro non si può non apprezzare il parco che sarà. Io sono arrivata qui stamattina più con un senso di tristezza, perché si dà addio a una realtà che ha fatto un po' la storia di questa città negli anni passati, e anche per me, che non ci sono da molti anni, su questo stadio abbiamo festeggiato la Serie B, la Serie A, e ora si torna a una nuova realtà, anzi ci si avvia a una nuova realtà. Oggi però vedere questo momento di festa, i bambini che giocano, un prato verde, i fiori, ci fa pensare a un futuro diverso, a un parco verde all'interno della città, a un polmone verde all'interno della città, e non si può dire che Frosinone non ne abbia bisogno. Quindi un polmone di ossigeno, un territorio ossigenato, che è metaforicamente anche un nuovo ossigeno e un nuovo sviluppo per questo territorio. Allora penso che sia sicuramente positivo, si è inaugurato un nuovo stadio e si dà l'addio a quello vecchio, che diventerà un prato verde fruibile per tutti, e questo credo che non si può che gioirne per tutta la città stessa. Molte le persone presenti che hanno voluto vedere lo stato dei lavori. Manca una struttura così. Sì, c'è la villa, ma un conto è un parco proprio giochi, un conto è passeggiare alla villa per tutti, per i nonni, per i bimbi, per i giovani. No, siamo convinti che un parco sia interessante e importante per la città. Una cosa verde, un polmone verde che dà respiro e dà soddisfazione alla cittadinanza. Ma no, beh, importante soprattutto quando verrà completato, perché adesso siamo ancora abbastanza indietro, però sicuramente è importante. Ma io penso che sarà, speriamo, un bel polmone di verde almeno in mezzo a tutti questi fabbricati, ce lo auguriamo. Sicuramente è una buona iniziativa, è un elemento utile per tutta la città. E oramai niente. L'importante infrastruttura aprirà i battenti in modo definitivo nella prossima primavera, così almeno negli intenti dell'amministrazione comunale. Dopo questo evento, per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, l'area sarà chiusa al pubblico per continuare le lavorazioni senza l'afflusso dei cittadini all'interno del cantiere.